Lavori sul torrente Cervo, impensabile chiuderlo per 5 mesi. E provincia e comune di Biella chiedono ad ANAS soluzioni alternative in vista del cantiere per la manutenzione, insostenibile il disagio che la chiusura parziale o totale recherebbe alla città. Che cosa succede se in un'ordinaria mattina della settimana si limita il traffico sul ponte della tangenziale? Quello che è accaduto venerdì scorso, 11 settembre, quando è bastata la chiusura di un solo senso di marcia per sopralluogo da parte della regione per creare una congestione del traffico insostenibile. In previsione dei futuri lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente programmati da ANAS, l'obiettivo è quello di evitare a tutti i costi una situazione di disagio per tutta la durata del cantiere. Provincia di Biella si è dunque attivata fin da subito e durante la riunione in prefettura nei giorni scorsi, alla presenza di ANAS, il presidente Ramella Pralungo ha espresso forti perplessità in merito alla gestione. Il percorso alternativo comporterebbe una grave congestione del traffico anche per via dei mezzi pesanti, mentre il senso unico alternato causerà certamente un aumento dei sinistri, gravi problemi di sicurezza ed è garanzia del formarsi di interminabili code. Occorre dunque ragionare su altre soluzioni. A rafforzare queste tesi, nei giorni scorsi è stata inviata una lettera ad ANAS firmata dal presidente Ramella e dal vice sindaco di Biella Giacomo Moscarola. Dal punto di vista delle amministrazioni locali, tenuto conto della prospettata durata dei lavori, 5 mesi, non pare quindi proponibile per la viabilità esistente l'ipotesi di gestire il cantiere attraverso la semaforizzazione o la chiusura totale o parziale della strada. Per questo l'invito è ad ANAS per individuare soluzioni sostenibili ad alternative viabilistiche, tempi, orari e modalità di esecuzione dei lavori con le minori ripercussioni possibili sulla viabilità esistente. Decisa anche la presa di posizione del vice sindaco, ma decisa anche la posizione del vice sindaco di Biella, Giacomo Moscarola. Ci aspettiamo che ANAS concordi con le amministrazioni locali tempi e modi di lavoro, ha detto, nonché anche i percorsi alternativi, qualunque soluzione in grado di impattare il meno possibile sulla viabilità ordinaria. È una situazione che sta a cuore a tutti. È quindi fortemente auspicata la convocazione di un tavolo di confronto al quale gli amministratori sono aperti. Al momento non si esclude nulla, sottolinea il presidente Ramella. Si è parlato anche di un'ipotesi di riapertura del guado, il cui costo sarebbe a carico di ANAS, sempre che sia possibile sostenerlo. Quello che provincia di Biella e comune non intendono accettare è il riproporsi, per 5 mesi consecutivi, della situazione di traffico che si è verificata nella mattinata della scorsa settimana.